si inventa una strategia, più o meno efficace, per arrivare a sera. C'è chi scrive lettere ad amici lontani, chi inaugura un diario, a chi riordina foto e ricordi del passato. Ognuno si ritrova a fare i conti con se stesso. Album fotografici, fonoteche e videoteche acquistano nuova importanza. Per quel che ci riguarda, noi, ideatori e complici di questo progetto, abbiamo messo mano a vecchi dischi che non ascoltavamo da tanto tempo. Per esempio, il quinto album del cantautore bolognese Claudio Lolli. Un album del 1977, che i più anziani tra noi ascoltavano a 15 anni, quando le canzoni di Lolli erano celebri quanto quelle di De André, Guccini, Dalla. Torino, Milano, Bologna, Napoli, Roma, Berlino, ognuno la fischiettava al mattino o le accompagnava con la chitarra sulla spiaggia aspettando Godot, vecchia piccola borghesia, Michel. Ho visto anche degli zingari felici. Ora, è roba di nicchia, da intenditori, forse nostalgici. I quindicenni, lo sappiamo, ascoltano altro. Eppure, riascoltando quest'album, abbiamo scoperto con un certo sgomento che Disoccupate le strade dai sogni racconta di paure, incubi, speranze che noi tutti abbiamo vissuto e che non abbiamo ancora finito di vivere durante quest'anno inquietante e straordinario. Thank you.
Frank Martino. Giulio Stermieri. Serena Zariboni. Alberto Gualandi, di cui sono suoi anche i testi. Caro Claudio, un abbraccio tenero.